Bene, rieccoci HR Week e allora torniamo a parlare e torniamo dentro quello che di fatto è un contenitore a cui stiamo dando molto spazio, importante per quanto riguarda le fonti TV e anche per i nostri interlocutori. Il tema che affrontiamo oggi è l'effetto che ha avuto questa emergenza sanitaria sull'organizzazione del lavoro delle cosiddette law firm, ovvero gli studi legali d'affari. Parliamo di realtà che insomma possiamo considerare aziendali perché hanno decine di sedi sparse per il mondo, centinaia di dipendenti e collaboratori da gestire e che sostanzialmente da un giorno all'altro si sono trovati a attuare un piano di emergenza e quindi anche a gestirlo in qualche modo, un piano che ora man mano si sta allentando, lo sappiamo, ma che sicuramente lascerà effetti permanenti. Più o meno insomma sul modo di operare, di fare business nel modo legale. Allora dedichiamo questo spazio ad alcuni degli ospiti che abbiamo in collegamento e che avremo in collegamento con noi di sedi importanti, dislocate in tutta Italia, ma non soltanto. Partiamo da Gabriele Zucchini, che è già qui con noi, lo vedo anche in collegamento. Un saluto a lei, direttore generale dello studio Bonelli Erede. Grazie per essere qui con noi. Buonasera e buonasera a tutti. Solo due parole brevissime per dire che cos'è questo studio. Lo Prego. studio è una realtà di 750 persone con sedi a Milano, Genova, Roma, con altre due sedi in Europa, sedi al Cairo, ad Addis Abeba e a Dubai. Soltanto a Milano noi siamo più di 500 persone che vanno organizzate in una cosa come 13.000 metri quadri e tre sedi. Quindi il passaggio, lo scoppio dell'epidemia ha comportato organizzare il più velocemente possibile tutte queste persone. Abbiamo attuato subito un piano di emergenza, stoppando ovviamente qualsiasi viaggio. Abbiamo un protocollo che consentisce di identificare la provenienza di tutte le persone per eliminare il pericolo di contatto con le zone rosse e in pochissimi giorni siamo passati in smart working. Smart working agevolato dall'aiuto che abbiamo dato a tutti in termini di bonus per completare la propria dotazione informatica di casa, cuffie, stampanti, cose che magari uno non aveva già. E quindi dai primi giorni di marzo noi siamo tutti in smart working su tutte le sedi. Devo dire che con un po' di ottimismo in 2 mesi e mezzo non abbiamo avuto nessun default organizzativo, nessun default dal punto di vista dell'interruzione della posta, dell'interruzione dei sistemi telefonici e neanche delle video call. Questo per il fatto che stavamo già sperimentando uno smart working pilota su alcuni dipartimenti e perché negli anni scorsi abbiamo fatto importanti investimenti sull'infrastruttura IT, importanti investimenti sulla struttura e sulle procedure di sicurezza fino all'ottenimento, cosa che è avvenuta l'anno scorso, della certificazione ISO 27001. Bonelli Erede, che dunque, pur essendo il più grande studio legale italiano, Gabriele, il direttore Zucchini, ci ha già dato l'idea di quanto, insomma, delle dimensioni di questo studio, dandoci qualche numero. Ebbene, come fare per un rientro a questo punto in sicurezza, considerato che comunque lo smart working è stato subito operativo, come ci ha appena detto, e che era già comunque allo studio per ottimizzare ciò che si poteva ottimizzare a livello lavorativo e a questo punto come provare a immaginare sia il futuro, nel senso che è ormai evidente che questa situazione possa incidere sull'organizzazione delle attività in ogni campo e allora gli effetti sul settore legale e in particolare, dato che parliamo di Bonelli Erede, nello studio di Bonelli Erede. Prego, prego. Certo, ma allora innanzitutto la situazione è tenuta sotto stretto controllo da un comitato operativo che ha come stella polare la salute e il benessere delle nostre persone. Il comitato operativo è composto da 3 consiglieri d'amministrazione, dal sottoscritto, dal direttore generale e da 3 direttori di funzione, oltre che da alcuni collaboratori. Quindi è un comitato capace e in grado di decidere rapidamente come serve in queste situazioni, ma nello stesso tempo inclusivo perché raccoglie tutte le anime dello studio.
Il comitato ha attivato subito in collegamento con il medico competente un supporto medico a noi dedicato, un pneumologo a noi dedicato, così come nel proseguire della pandemia abbiamo attivato un supporto psicologico per tutte le persone dello studio. Naturalmente anche il consiglio di amministrazione ha seguito parallelamente e più intensamente, con sedute più intense e più frequenti, l'evoluzione delle cose. Il rientro è avvenuto facendo prima un intervento di sanificazione totale di tutte le sedi dello studio, creando un protocollo di comportamenti che consenta di minimizzare i rischi di allargamento dell'epidemia e con modalità, chiamiamole, di concentrate di centro di servizi, ovvero sia lo smart working rimane di default, chi vuole andare in studio deve prenotarsi online, si può muovere soltanto utilizzando mezzi propri o taxi rimborsati dallo studio, deve dare un'attestazione di non essere in situazione di fragilità sanitaria, di non aver avuto contatto con persone Covid. Misuriamo la temperatura all'ingresso con una soglia di entrata più bassa di quella che la legge prescrive, cioè 37 gradi, e abbiamo definito una zona limitata di utilizzo dello studio in maniera tale da poter mappare in caso di incidente con rapidità chi c'è e quali sono le zone effettivamente frequentate. Le zone vengono sanificate tutte le sere e chi frequenta lo studio deve lasciare la propria scrivania che ha utilizzato per quella giornata in modalità clean desk, così da non creare difficoltà alla sanificazione. Stiamo strettamente monitorando, e finalmente adesso si apre qualche speranza, la situazione dei test sierologici e dei tamponi, con l'idea di dare ancora più sicurezza e con maggior senso di responsabilità sociale sia verso la popolazione, nostra popolazione, che verso tutte le persone delle città in cui abbiamo sede. Ma io credo, per venire all'ultima domanda che questa pandemia non lascerà delle grandi riflessioni per l'immediato futuro, appena sarà finita l'emergenza, lungo, direi, due linee prevalenti. La prima è sicuramente un'estensione dell'uso della tecnologia nella gestione sia dei processi che nella produzione dei documenti legali e, in parallelo, un'organizzazione che faccia un uso estensivo dell'agile working, dello smart working. Noi eravamo già su questa pista con la nostra unità di innovation che si chiama B-Lab, ma certamente questi eventi ci permetteranno e ci chiederanno di fare una riflessione più ampia. Il secondo effetto che vedo di lungo periodo è un effetto sulle sedi degli studi, sulle grandi sedi prestigiose che tutti gli studi hanno nelle maggiori città italiane e all'estero. È chiaro che una modalità di lavoro agile, una modalità di lavoro di scambio fra il lavoro a casa e il lavoro in ufficio richiede una rivoluzione in questo campo, una rivoluzione che avrà un impatto sull'intero mercato del real estate della città. Non penso tanto alla quantità dei metri quadri, al totale, all'insieme dei metri quadri occupati, quanto alla loro strutturazione interna, perché è chiaro che la configurazione classica dello studio legale a celle individuali o comunque a stanze piccole viene completamente modificata, completamente cambiata da queste modalità di lavoro del tutto nuove che io credo proprio rimarranno nel lungo termine. E allora grazie davvero al direttore generale di Bonelli Erede, dello studio legale Bonelli Erede, Gabriele Zucchini, buon lavoro e buona fase 2, aspettando la fase 3, grazie ancora. E Grazie a voi, grazie molte. allora è il momento adesso di dare la parola a un altro ospite importante, il Business Development and Marketing Manager dello studio legale Linklaters, si tratta di Marco Visaggio, vediamo se siamo già in collegamento con lui. Non ancora, ancora qualche istante. Due parole sul studio internazionale Linklaters, uno dei più famosi Magic Circle inglesi, gli studi del cosiddetto cerchio magico, conta 30 uffici in 20 paesi del mondo, occupando un totale di 5.000 persone tra staff e avvocati, e vedremo se far parte comunque di un network internazionale ha permesso di arrivare allo studio più preparati, magari rispetto ad altri, su quanto è accaduto. Eccolo Marco Visaggio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. E allora, ho già presentato lo studio internazionale, Linklaters, e la domanda a cui facevo riferimento è: far parte di un network internazionale vi ha permesso di arrivare più preparati, posto che nessuno poteva esserlo, a una situazione di emergenza come quella del coronavirus? Ah, guardi, mi faccia fare una piccola premessa. La crisi che stiamo vivendo è una crisi sicuramente nuova. Eravamo abituati a gestire delle crisi di carattere economico, l'ultima nel 2008. Eravamo abituati a gestire delle crisi di carattere sanitario. Questo è stato un combinato risposto delle due e ha creato un po' di scompiglio un po' in tutti i settori, tra quello sociale, quello dei cittadini, e quello delle imprese e anche quello dei servizi. Per arrivare alla sua domanda, sicuramente il fatto di far parte di uno studio internazionale ci è stato di grande aiuto. Le connessioni tra noi e i nostri colleghi dell'Asia sono state sempre più frequenti e riuscire a capire, ad imparare da quello che loro avevano già implementato, dai risultati che avevano ottenuto e anche, se vogliamo, dagli errori che avevano fatto in quella prima fase di emergenza, è servita a noi per rimodulare in maniera molto pragmatica e molto rapida le nostre attività e raggiungere con più rapidità il successo, perché la prima parte dell'emergenza è stata quella di gestire le nostre persone, che poi erano e continuano ad essere il patrimonio, l'asset fondamentale su cui si fonda tutto lo studio. La cosa singolare, e la cito proprio perché è stata nostro malgrado un elemento caratteristico, è stato la diffusione del virus. Non appena il virus si è diffuso anche in Italia, a quel punto il ruolo che fino a quel momento l'Asia aveva giocato di faro per noi è stato giocato dall'Italia, quindi l'Italia è diventata il faro per tutte le società del gruppo, per tutti gli studi del gruppo a livello europeo, e ha, se vogliamo, tracciato la linea e individuato, dato una serie di contributi affinché gli altri potessero in rapidità anche loro adattarsi. Ci sono state molte soluzioni, molte di queste sono state in stile plug and play, cioè abbiamo soltanto leggermente localizzato e poi le abbiamo implementate immediatamente. Perfetto, direi che la domanda che ho girato all'ospite precedente vale anche per voi, e cioè gli effetti di questo coronavirus continueranno a farsi sentire, e allora in che modo riuscirà in questo caso Linklaters a gestire gli effetti nel lungo periodo di quanto sta ancora accadendo a causa del Covid-19? Sì, è una domanda importante, ci vorrebbe un indovino per capire quello che accadrà nel prossimo futuro. Di sicuro quello che io posso dire è che vivremo degli effetti di carattere business, quindi molto più business, e degli effetti di carattere organizzativo, no? Quindi su queste due sfere si giocherà un po' la partita. Dal punto di vista business, ecco, io sono probabilmente meno titolato di altri esperti a raccontarvi quello che accadrà, ma come sapete, lo leggiamo tutti i giornali, guardiamo tutte le TV, leggiamo i report delle grandi società di consulenza, ci sono molte visioni contrastanti, alcuni prevedono una ripartenza V, altre addirittura a TIC, quindi con una ripartenza leggermente più graduale, ma sempre ripartenza, altre addirittura a W, quindi con leggere crescite, non sappiamo quello che accadrà. Di sicuro, se ci basiamo su quello che ci racconta McKinsey, per prendere una fonte autorevole tra le società di consulenza, loro ci dicono che normalmente l'industria legale è una di quelle industrie che reagisce molto più rapidamente, molto meglio, tra virgolette, alle crisi economiche. È vero anche che questa è una crisi particolare, quindi non conosciamo del tutto gli effetti. È chiaro che ci saranno delle aree maggiormente impattate e facilitate, come quelle del restructuring piuttosto che quelle del litigation, altre magari in una prima fase più rallentate, come quelle delle transaction, relative alle transazioni, ma ci sono segnali positivi anche da quel fronte. Leggevo anche proprio recentemente uno studio di EY sul divestment, e loro realizzano uno studio a livello globale, corporate, intervistando tantissime aziende a livello internazionale, e chiedono loro cosa faranno dei propri business nei prossimi anni. Allora, quello che emerge da questo studio, ed è un dato confortante, credo, per noi di Linklaters in generale e per il mercato in generale, è che molte di queste società credono di poter cedere parte del business o cedere le intere aziende nel giro di 2 anni. Addirittura questa percentuale, che è dell'80%, scende al 57% nel prossimo anno. Questo significa che il mercato sarà vivace, ci sarà qualcuno che venderà, ci sarà qualcuno che comprerà, e questo genererà delle opportunità per tutti. Sul fronte interno, invece, organizzativo, io credo che tutto debba essere sintetizzato in 3 parole. Allora, da una parte il tema della fiducia, del trust. C'è un bellissimo libro di Stephen Covey che si chiama The Speed of Trust, e traccia proprio la linea di questo elemento. La fiducia è fondamentale, un elemento che all'interno delle organizzazioni, se c'è, è un grande acceleratore, se non c'è,
rischia di diventare un elemento negativo. E questo vale per tutti i settori, ovviamente. Vale veramente per tutti, e questo vale veramente per tutti i settori, tutti. In particolare nel legal, ma io direi ovunque, insomma, dal semplice ristorante a anche ambiti più importanti. Ed è verissimo, a maggior ragione, perché questa crisi ci ha insegnato che non c'è un settore in particolare che è stato colpito, ma sono stati colpiti tutti alla fine, no? Per cui le lezioni che noi impariamo da questa crisi sono lezioni che ci portiamo un po' in tutti gli ambiti. È un po' quello che succedeva con l'innovazione della tecnologia pre-crisi, quando si diceva che la tecnologia abbatteva o stava per abbattere i confini tra le industrie. È quello che è accaduto anche adesso, cioè le lezioni che stiamo imparando valgono un po' per tutti. La fiducia è determinante, l'altra determinante è secondo me la velocità, no? Pensavamo di correre già prima del virus, adesso ci siamo resi conto che la velocità sta ancora di più incrementando, e anche i clienti ci raccontano e ci chiedono risposte in tempi veramente rapidissimi. Per cui gli studi legali, in particolare un po' tutte le società che operano nel mondo dei servizi professionali, devono accorciare i tempi di risposta, per cui se l'unità di misura è la settimana, probabilmente è bene dire non riesco a fornirtela, è bene che tu ti rivolga ad altri interlocutori, perché in questo modo si rinnova il patto di fiducia tra cliente e società di servizi professionali, no? L'altro è il tema della flessibilità. Secondo me quello che ci porteremo nel futuro sarà il tema della flessibilità. Le aziende cominceranno, anche gli studi legali, a riconvertire le competenze, quindi a spostare le competenze verso quelle aree in cui le domande sono più ampie. E queste secondo me sono le cose fondamentali. E mi ricollego a quello che diceva il dottor Zucchini prima. Mi piace ricordare una pubblicità che sta passando in questo periodo, che è quella di una società svedese che si occupa di mobili. Non la cito per non fare pubblicità, ma abbiamo tutti quanti avete capito di chi sto parlando. E loro hanno parlato di un mondo che temporaneamente si è messo in pausa, ma che ha visto la vita delle persone continuare all'interno delle case. Bene, è quello che è successo anche a noi. Quindi noi come Linklaters abbiamo cominciato sì dal giorno, credo, 2 a lavorare da casa, perché gli investimenti della firm in tecnologia erano stati talmente importanti da consentirci di non vivere sinceramente un disagio nel lavorare da casa, posto che parliamo sempre di uno smart working forzato, visto e considerato che nessuno pensava che contemporaneamente le scuole si sarebbero chiuse, per cui chi ha figli piccoli sa di cosa sto parlando. Però i tempi sono diluiti e lo smart working, la tecnologia, ci ha sicuramente aiutato. Noi come Linklaters abbiamo come vocazione quella dell'innovazione, abbiamo continuato nel frattempo a lavorare da casa, per cui abbiamo stretto una partnership col Fintech District, abbiamo lanciato un servizio di e-signature che sappiamo tutti quanto possa essere importante e possa essere un primo passo verso la creazione di un vero deal virtuale da qui a poco. E poi credo che sia importante citare quanto noi come studio e come collaborazione abbiamo cercato di porre attenzione sul work-life balance, no? Per cui vi cito soltanto questo elemento e poi mi taccio. Ogni settimana noi organizziamo delle sessioni di workout con degli esperti, dei training, per cui anche teniamo alla cura della nostra persona, cercando di seguire questi corsi di allenamento anche fisico, tra virgolette, per cercare di rimanere sempre in forma. Non è il mio caso, perché sono entrato in crisi come un Modigliani e ne uscirò probabilmente come un Motero. Va bene, non credo sia l'unico da questo punto di vista. Grazie a Marco Visaggio per il suo intervento e ovviamente buon lavoro allo studio internazionale Linklaters. Grazie a tutti, arrivederci. E allora, per chiudere questo spazio dedicato ad HR Week, siamo in attesa di collegarci con Gaia Franceri, che è fondatrice e vicepresidente di Mopi. Intanto che la raggiungiamo, anche in questo caso vi racconto un po' di che cosa stiamo parlando. Mopi è un'associazione che riunisce persone operanti o interessate all'area del marketing, della comunicazione e dell'organizzazione di studi professionali. Peraltro Gaia, oltre a essere l'ideatrice di questa associazione, che è unica nel settore, anche Head of Communication di Chiomenti, che assieme a Bonelli Erede, il cui direttore generale abbiamo avuto il piacere di ospitare poco fa, il dottor Zucchini, e a Gianni Origoni, Grippo Cappelli e Partners, costituisce la triade delle principali realtà legali associate italiane. Quindi insomma un gruppo ovviamente molto molto importante, ampio, grande. E quindi sarà interessante anche capire come si sono mossi, come hanno reagito a questa crisi. Mi dicono che Gaia c'è. Buongiorno Gaia Franceri. Buongiorno. Buongiorno anche a lei, grazie per essere qui con noi. E allora, dato che si parla anche e soprattutto di marketing e comunicazione, come sono cambiate in queste settimane, in questi mesi, le attività proprio di comunicazione
all'interno degli studi. Abbiamo già parlato di smart working, sicuramente continueremo a farlo anche con lei, ma forse c'è anche dell'altro. Allora sì, parlo a nome di MOPI, dell'Associazione di Marketing e Organizzazione degli Studi Professionali in Italia, che conta circa 60 associati tra studi legali e studi professionali in genere, quindi non solo studi legali, anche studi di commercialisti, architetti, ingegneri. Sicuramente la comunicazione è cambiata nel mix di strumenti utilizzati dagli studi legali per comunicare ed è cambiata nel contenuto della comunicazione. Come strumenti vediamo molti meno comunicati stampa per raccontare i deal portati a termine dallo studio, ma anche i riconoscimenti ricevuti dallo studio, perché esiste giustamente un sano pudore a celebrare una propria vittoria personale in un momento così drammatico per l'intero paese. Ci sono aumentate moltissimo le newsletter, i podcast, i news alert e i webinar per capire la nuova complessità, perché c'è la produzione praticamente di un decreto a settimana, quindi bisogna stare vicino ai propri clienti per spiegare e per far loro comprendere come è necessario agire da questo momento in poi. Immagino anche per rassicurarli. Sono aumentati moltissimo i webinar. Quindi sia gli studi che già erano abituati a questo strumento, sia quelli che magari all'inizio avevano un pochettino più di timore, ma che adesso lo utilizzano in maniera quasi automatica. E devo dire che i dati che abbiamo sono leggermente, diciamo, drogati dalla particolarità di questo momento, dove tutti sono a casa più o meno a lavorare. La percentuale di persone che si iscrivono ai webinar rispetto al numero di inviti mandati è molto alta rispetto a un evento live, sì. E la percentuale di no-show è assolutamente bassissima, quindi se si iscrivono 100 persone partecipano più o meno 90. Ovviamente è cambiato totalmente il contenuto, si è passato da una comunicazione di prodotto, quindi l'expertise dello studio, i professionisti, ad una comunicazione istituzionale, quindi il brand dello studio, la corporate social responsibility, cosa lo studio fa per i propri dipendenti e per i propri professionisti, per il loro benessere, per la loro salute, e che cosa lo studio fa per aiutare il paese in questo momento. In sostanza è un business development che è già cambiato per arrivare all'acquisizione di nuovi clienti. Insomma, direi che da quello che ci ha raccontato sono già cambiate le attività tradizionali per tirarne dentro di nuovi. Adesso, insomma, il ripensamento del business development va proprio in questa direzione. E poi mi risulta, insomma, che abbiate anche realizzato un sondaggio importante da questo punto di vista. E che cosa è emerso, insomma, dalle risposte che avete ricevuto? Diciamo il sentiment degli studi in questo momento e come stanno affrontando non solo la parte organizzativa, ma proprio la parte di comunicazione e di sviluppo del business. Quindi dal nostro piccolo osservatorio abbiamo scoperto che il modo di fare business development è molto cambiato. Parliamo di studi più o meno tradizionali che sono abituati a sviluppare nuovo business, a conoscere nuove persone o a essere introdotti ad una certa azienda o al manager di una certa azienda in maniera estremamente tradizionale. Prima si chiedeva ad un collega, si chiedeva ad un amico, si frequentava un'associazione di categoria o si frequentava un determinato evento per timidamente presentarsi alla persona interessata, magari con un bicchiere di vino davanti. Adesso tutto questo, in questo momento, non è possibile farlo. E allora i professionisti si sono scoperti audaci utilizzatori di LinkedIn. Quindi, mentre prima facevano 18 passaggi prima di approcciare un possibile cliente, adesso magari lo contattano direttamente su LinkedIn, magari con una breve introduzione, con un messaggio. Se guardiamo, sono appena usciti i dati Comscore di marzo 2020 e gli utenti unici di LinkedIn sono aumentati marzo 2020 su marzo 2019
del 18%, e immaginiamo che ad aprile siano aumentati ulteriormente, e anche l'utilizzo di questi strumenti. Inoltre è cambiato anche il modo di approcciarsi. Adesso abbiamo i webinar che hanno un analytics, dei dati pazzeschi, che permettono poi il successivo follow up a fine evento, perché con un webinar tu sai esattamente chi era attento, chi stava magari facendo qualcosa o scrivendo delle mail durante il webinar, chi ha interagito all'interno dei sondaggi che si possono aprire in un webinar, quali tipo di domande ha fatto, quali argomenti erano maggiormente interessanti, e quindi il follow up diventa veramente personalizzato, perché a ciascuno si può mandare non solo il materiale del convegno, ma anche tutta una serie di approfondimenti basati proprio sui suoi interessi. Quindi la business intelligence in questo momento è fondamentale, perché se prima davanti a un bicchiere di vino si poteva improvvisare, adesso assolutamente bisogna andare a colpo sicuro. Per chiudere, direi che abbiamo ancora qualche istante, chiedo a Gaia Franceri un po' anche la domanda che abbiamo rivolto agli altri ospiti. Quindi si parla di futuro e di come, diciamo, quanto avvenuto in queste settimane potrà incidere nell'organizzazione del lavoro e dell'attività nel futuro. È una normalità che non sarà come quella di prima, e allora gli effetti nel lungo periodo in uno studio importante, una situazione importante come Mobi? Allora, sicuramente due aspetti. Il primo è la comunicazione interna. In queste settimane, in questi mesi, gli studi hanno dovuto fare delle comunicazioni importanti e a volte drammatiche ai propri dipendenti e ai propri professionisti, dicendo per il decreto noi dobbiamo tenere chiuso il nostro ufficio, quindi dovrete lavorare da casa, ognuno, diciamo, per conto suo. Alcuni possono anche aver avuto paura di essere licenziati, o come nella crisi del 2008 che si riducessero gli organici. Quindi la comunicazione interna è diventata un po' il fulcro. Alcuni si sono improvvisati con alcuni dominus, alcuni managing partner, con delle newsletter ogni settimana per degli aggiornamenti. Altri invece hanno utilizzato intranet, ovviamente gli studi più grandi, gli studi internazionali. Altri hanno fatto dei contest interni, la gara delle torte, tutto per far sentire le persone più vicine. Ecco, questo sicuramente non verrà abbandonato anche dopo che è finita l'emergenza. E la seconda è sicuramente la sostenibilità, che è un valore che è stato riscoperto, alcuni lo stavano già approcciando, ma è troppo importante e gli studi non potranno più farne a meno. Grazie allora, grazie a Gaia Franceri, e ovviamente buona fase 2 a lei e a Mobi. Grazie mille. Chiudiamo allora questa ampia parentesi, questo ampio spazio che abbiamo anche oggi dedicato a HR Week. Riflettevo sul fatto che abbiamo parlato un po' con tutti e tre gli ospiti di webinar, di podcast, tutte espressioni straniere che già conoscevamo, sappiamo già di cosa si parla, però insomma sono soluzioni che in questo periodo sono state, diciamo così, sono soluzioni su cui si è puntato maggiormente, e sono soluzioni che all'estero sicuramente hanno avuto più spazio, hanno avuto più sviluppo. Insomma, questa situazione d'emergenza ci ha sostanzialmente obbligato ad accelerare un po' da questo punto di vista, ad accelerare verso soluzioni sicuramente innovative, sicuramente utili e interessanti, a cui magari saremmo arrivati con molta più lentezza invece in condizioni normali. Ci fermiamo adesso, pubblicità, torniamo in diretta e finalmente parliamo anche e soprattutto di mercati azionari.